Mario Pollo. Mister, buonasera. Buonasera Mario. Bella partita da quest'anno, possiamo dire una vittoria strameritata subito nel primo tempo, ha fatto tante belle occasioni, pure la prestazione di Zigori che tornava a giocare dal primo minuto. Secondo tempo ci siamo accontentati. Ha fatto una gran partita ragazzi, quindi 93 minuti fatti bene, poi è logico che avevo detto a fine primo tempo si parte dallo 0-0, ma l'aspetto psicologico è fondamentale, come vedete nonostante il primo tempo 3-0 la voce è sempre quella che te... Però sì, ci siamo un po' accontentati, non deve accadere, però poi quando c'era da ripartire sono stati bravi a ripartire, giocare tra le linee, iniziamo a riconoscere gli spazi quando devo venire, sono stati bravi. Poi anch'io mi sono arrabbiato su due o tre situazioni, troppo facile, non mi piace, a me voglio che mentalità, però non posso chiedere di più a sti ragazzi, perché altrimenti, però come sempre dico, prima di venire qua sulle scale, gli ho detto a lui del risultato, ma lo dico con la massima umiltà, perché se mi vedete post partita nella vittoria sembra un, tra virgolette, un funerale, perché sto pensando già alla prossima, perché sono fatto così, non, quando vengo dopo uno e non uso l'altro termine vengo più sorridente, dopo là c'ho ancora più rabbia in corpo, ecco, questa cosa qua, quindi abbiamo fatto una gran partita, io faccio i complimenti ai ragazzi, volevo far entrare tutti. Non ci sono riuscito perché l'arbitro ha detto guarda, se fai entrare altri due o tre ti faccio vedere la partita a tavolino, il quarto uomo, e mi sono fermato. Sicuro in particolare, bella prestazione sicuro. Sì, ma guarda, io quando in passato ho fatto l'avvocato, no? Non è che lo facevo l'avvocato, prima perché sono miei fratelli. E quindi io difendo amici, fratelli, anche chi non conosco, figuriamoci chi conosco e quant'altro. E quindi quanto siete dei guai a chi me li tocca, anche se magari è comodo per l'allenatore, avete visto, no così, magari posso fare una confidenza in camera caritatis, frutto di quello che è la situazione, però non mi sentirete mai sì, a dire qualcosa davanti alle telecamere sul ragazzo. E Zico si è fatto trovare pronto, aveva fatto già una bellissima partita in Coppa Italia col Foggia. A Latina io Zico l'ho tolto perché siamo rimasti in 10, dovevo togliere una punta, mi servivano più due punte di movimento che attaccavano la profondità e una meno con quelle caratteristiche. Infatti le sostituzioni si fanno a ragion veduta, non si fanno perché uno è biondo, Moro ha il pizzetto. E quindi Zigoni oggi insieme a tutti, però mi hai nominato Zigo e... faccio i complimenti a Zigo perché l'attaccante fa giocare bene la squadra. I tre che fanno giocare bene la squadra, i quattro, il portiere, uno dei due difensori centrali, il play e l'attaccante, sono quelli che ti fanno giocare bene. E però oggi hanno giocato come sempre tutti bene. Daniela Sabato. Mister, buonasera. Buonasera. Senti in pecora stasera con Livano veramente molto bene a tal punto da far digiunare la fame di punti degli avversari. Certi rimpianti però ti scrutano bene e io volevo sapere, prima di diventare poi rimorsi, volevo sapere ad una gara dal giro di boa se lei è pienamente soddisfatto del percorso fatto finora o se c'è qualcosa per cui prova un rimpianto, e mi chiedevo sinceramente di cosa discuteva poi con Miglianelli a bordo campo quando uscì. No, a parte che la prossima volta vengo col Treccani e vado a sfogliare sull'ultimo su Migna era arrabbiato il ragazzo, no, per la sostituzione, perché siamo stati un po' leziosi e quindi abbiamo cercato più di tenere la palla e meno di andare, e quello là era arrabbiato perché c'era una situazione per poter andare. E allora il ragazzo dice mister, te che devo fare? Una volta che te sorti là, e quindi era per quello, e in più lui era anche diffidato. Il ragazzo giustamente nell'essere un ragazzo eccezionale, fa mister, mia amica mi stava ammonendo, e lo so,
Allora parlavo per quello, non c'era niente di che, ancora qualcuno pensava che stesse assolutamente. Meglio chiarirle, no, queste cose? No, di solito queste cose le si chiarisce nello spogliatoio, no? Ma siccome non c'era niente, quindi non c'è niente da chiarire, le ho detto quella cosa là. Era arrabbiato perché non eravamo veloci come il primo tempo, non giro palle, ci sta, non ci do, ci sta. Dovevamo andare subito sull'esterno e lui andava in sovrapposizione. E quindi era per quello arrabbiato, no, per la sostituzione. Anche perché i miei ragazzi lo sanno che se esce qualcuno entra un suo compagno. E quindi se io ho rispetto del gruppo sta entrando un compagno. Se l'allenatore fa uscire un giocatore o non fa giocare un giocatore e mette 10 giocatori in campo, allora dici, mister, ti sto sulle e non mi fai giocare? Gioca un altro. E quindi è la regola. Domenica scorsa abbiamo vinto. Ah no, abbiamo vinto. Domenica scorsa. E oggi ho cambiato, credo, 2 undicesimi. Sì. Quindi lo possiamo dire. Squadra che vince non si cambia, ma perché l'hai cambiata? Questi luoghi comuni. Possiamo almeno qua. Sì, sì, le andiamo a sfatare. Come mai? Tanto io lo so se non avessimo, non uso. Ma come mai la squadra che... Siccome lo so, per quello vengo e sono incazzato. Mister, chiedeva quello sul rimpianto nel giro d'andata. Il rimpianto... C'è un rimpianto nel giro d'andata. Logico che per colui che vede il bicchiere sempre mezzo vuoto, per far sì che poi per riempirlo bisogna lavorare di più, quindi non perché mancanza di ottimismo, ma proprio perché il bicchiere mezzo vuoto mi fa dare sempre di più. Ed è per questo che il martedì, quando qualcuno viene a vedere l'allenamento e mi vede cazzuto, se può dire, l'ho detto, e mi vede cazzuto, non sanno, se non sai il risultato pensano che la squadra abbia, e non uso quella parola, dice che è successo, dice no guarda che hanno vinto, ma è così, proprio perché è giusto essere così. Poi se mi chiedi se sono contento e soddisfatto, mi piace vedere gioire la gente, quindi sì, e non ho rimpianti perché poi i punti che hai sono quelli, altrimenti sai Daniela, ogni squadra gli mancano 5-6 punti, allora facciamo così, mettiamo 5 punti a tutti e quindi, però non ho rimpianti. Ragazzi siete tanti, cortesemente una domanda a testa, Giuseppe Amato. Buonasera mister. Buonasera Giuseppe. Sì, conoscendo l'allenatore che cerca di giocare sempre, quindi ho detto ai ragazzi andiamo sempre a provare, non solo questa settimana, i famosi 5-6 passaggi nella nostra metà campo per poi innescare il giocatore che viene a giocare tra le linee e lì poi andare lateralmente, che dove vai a creare sempre un 2 contro 1 se il quinto loro non si abbassa. E l'abbiamo fatta, poi i ragazzi sono stati bravi anche. Sì, adesso io non vado mai ad individualizzare il merito, però un altro nome è Daniele Altobelli, perché rivedo un giocatore dietro, che gli ho chiesto, ogni tanto i ragazzi lo chiamano qualcuno, Lucendi lo chiama Franco, Baresi, no? È perché a piede, a visione del centrocampista che si arretra e quindi vede qualcosina, non me ne vogliono i difensori, qualcosa prima. E quindi, però sì, la prima domanda, poi te mi hai esortato a dire Altobelli. E però è la verità. Come tutti, poi ci sono, perché è giusto che quando sento ogni tanto qualche critica, no? Non da parte in generale a qualche ragazzo, poi è giusto che sti ragazzi gli si dà il merito di quello che stanno facendo, perché poi la stima e l'autostima aiuta a crescere. Come spesso dico ai ragazzi, il gatto che si guarda allo specchio, se vede un leone allora ci sta, ma se inizia a vedere tutta la foresta bisogna farsi vedere da uno dei migliori proprio della campagna, quindi quelle là sono illusioni, sono visioni, quella cosa là. Però la stima ci sta nei ragazzi, se vede il leone, il gatto, se vede tutta la foresta, quindi bisogna andare da un dottore bravo. Natale Giusti. Buonasera mister, volevo chiedere buonasera Natale,
ieri in conferenza stampa diceva l'obiettivo nostro resta sempre quello di quando, quello che mi hanno detto quando ho praticamente firmato il contratto che mi lega alla Juve Stabia. Ora però dopo questa striscia positiva di 7 partite in cui sono stati raccolti 4 vittorie e 3 pareggi, un portiere Barosi che non prende gol da 645 minuti, so che lei farà gli scongiuri, ma è così. C'è poco da fare, insomma. Anche se stavano impegnando i ragazzi a sfatare. Stavano impegnando, sono tutti questi dati positivi. Tra l'altro le dico anche che la Juve Stabia non vinceva con 3 gol di scarto dall'ultima giornata dello scorso campionato. Secondo lei l'asticella si sta un po' alzando negli obiettivi o dobbiamo sempre volare bassi? Nata con tutti questi numeri per me sono sì, ma noi è giusto che al di fuori si cavalca l'onda, l'entusiasmo. I ragazzi devono sapere che bisogna continuare, godersi il momento e poi pensare. Ma perché è quello? Cioè, ieri in conferenza avevo nominato un bomber, no? Credo che avevo fatto il nome. E il martedì lui si allenava di nuovo a 2000 all'ora perché non si accontentava mai, no? Quelle sfide che vengono prima contro te stesso e poi contro gli altri. E io spero e mi auguro con questa mentalità di riuscire a trasferire ai ragazzi questa cattiveria, se vogliamo, agonistica, questo pathos, che non deve essere più una cosa estrinseca dovuta a un premio o a una persona che ti sta guardando, ma deve venire proprio dalle viscere. E quindi adesso siamo a 29 punti, no? Mancano non so quante partite, la ragioniamo settimana dopo settimana, ma lo dico con grande umiltà perché poi non ci vuole niente per volare, poi quando caschi ti fai male. Quindi quanti punti manco? 41 42. Noi, quello è l'obiettivo. Per andare avanti bisogna adesso mo questa parola non mi esce. Prefissare obiettivi non a lunga scadenza, perché man mano che tu li ottieni alzi sempre di più l'asticella. Dobbiamo continuare a lavorare negli ultimi 30-35 metri, delle volte ci arriviamo facile e poi là ancora, che ne so, per la scelta, non è un discorso tecnico, la scelta magari, e tante volte con i ragazzi ci parlo, mister non l'ho visto, e quando ti dicono non l'ho visto, bisogna lavorare, e quindi per fare in modo magari di fare la scelta giusta al momento giusto, il timing, no? Questa cosa qua. Quindi domenica è l'ultima del girone d'andata, è una partita come un'altra. Lunedì, bravo, e quindi... pensi che i valori siano questi? No, per me no, qualche squadra sotto di noi ha decisamente un organico importante, e magari se qualcuno sta su, non voglio usare quella parola, c'è qualche intruso, potrebbe darsi pure che siamo noi gli intrusi, non lo so, e quindi sotto ci sono squadre che hanno, però sai, non vince il Dio Denaro, sempre. Tranne che se ho la possibilità di comprare dei giocatori, e quindi è normale. Però con le idee, con la voglia di non mollare mai, con l'organizzazione, quindi noi dobbiamo mirare a questo. No, io faccio l'allenatore, la società fa la società, il direttore fa il direttore. Io al massimo posso dire voglio un giocatore con quelle caratteristiche, ognuno fa il suo. Come è giusto che non mi vengono a dire se deve giocare Tizio o Caio, io non vado a mettere mica becco in altre. Sono per la condivisione, sono per la condivisione, perché faccio parte di una società, sono parte integrante, senso l'appartenenza di una città, in più anche i colori giallo-blu. Chi mi dice che Altobelli nei prossimi 10 anni gioca da difensore centrale e magari può giocare anche in categoria superiore in quel ruolo? Non lo so, noi dobbiamo fare il bene della Juve Stabia, i ragazzi lo sanno, e quindi ci sta che magari possa giocare, ci sta che si venga a sedere. Una volta Mazzone a un giocatore disse vieni di fianco a me, così dice a casa che sei stato seduto di fianco a Mazzone, no? Questa è una battuta. E in un altro sul quarto uomo che gli diceva sempre al mister di non invadere, diciamo di non uscire dalla tecla, lui lo chiama e si vieni qua, almeno ti inquadrano, ti vedono a casa, no? Bellissimo, ma Mazzone
eccetera. Quindi ci sta che magari Daniele possa, ci sta che vada in panca, e quindi, però io mi auguro e spero in fretta che rientrano Tonucci e Cinaglia, perché li voglio avere tutti a disposizione. Quindi. Mario Di Capo. Mi si è detto squadra che vince non si cambia, ma in realtà Ricci, Zigoni e Silico erano in campo quando si è segnato il gol decisivo in quel di Andria. È stato questo fondamentale nella sua scelta, e poi per vincere la chiave del match è stato pure il fatto di sapere già che Aurelio veniva qui a giocarsi la partita a viso aperto e l'ha punito di tutto e per tutto il minuto. No, punito è... Sì, no, 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 è proprio non mi piace come... Sì, sì, sì. Non sapevo che loro tre erano in campo su quando poi abbiamo siglato il gol della vittoria ad Andria. Sono scelte in base anche alle caratteristiche della squadra avversaria, chi ti poteva dare un po' di brio nell'uno contro uno, delle volte anche con meno equilibrio in certi ruoli, anche se poi Luca Pandolfi, lo stesso, i tre davanti... quando dovevano ripiegare, allora le ho fatto questi esempi, ragazzi, siccome quando si parla di under, no? Ho visto che ieri l'Inghilterra ha fatto anche l'Inghilterra agli under, Foden 2000 e l'esterno destro che mi sfugge il nome sarà 2002, allora le ho detto non è un discorso di under o di essere giovane, se ce l'hai ce l'hai prima della partita. E siccome vedevo quei due ragazzi, come vedo tanti campioni rientrare e poi ripartire, ho detto che se si vuole correre di meno, a qualche attaccante gli dico venite a riposare, non pranzare negativamente, fermandoti, pensando, pensala pessimisticamente, così poi abbiamo sempre la possibilità di attaccare in avanti, e quando corri in avanti mentalmente non è come quando transi all'indietro, che delle volte si fa, e quindi l'hanno fatto bene, ma non mi ricordavo, non è stata fatta la formazione in base a... Ok. Allora Picardi può giocare anche tutta la partita, non è un discorso. Siccome ho lavorato con i giovani nel settore giovanile, e quando giocavo ero sempre vicino ai giovani, a me non mi piace bruciare i giovani. E quindi quando qualcuno vedo che subito l'abbasso, chiamo l'altro, perché una sana competizione aiuta a crescere. E quindi faccio attenzione a non mettere allo sbaraglio i ragazzi. Quindi è un senso di protezione, no? E su Picardi può giocare anche più di 5-10 minuti, adesso non mi ricordo quando è entrato. Su Scaccabarozzi, ragazzo come tutto, un ragazzo intelligente, si era sentito un po' il gluteo indurire sotto a flessore, allora se la sentiva di continuare e l'ho fermato, e quindi è stato quello. Però apprezzo la sua onestà intellettuale, che mi ha detto che aveva quel problema. Tante volte il giocatore non te lo dice, e quindi questa è una nota di merito. L'ha detto non perché porta la fascia al braccio, ma perché è giusto che sia così. Grazie.